Zelcor presenta Non si guarda sotto il velo. Lettura di Lo strano canale. Musiche di Zero Copyright Free Music. Marrakesh, ore 18. La sera calava pigra sopra l'irregolare perimetro della piazza Jemalfna, mentre verso il cielo d'ambra si innalzavano gli schiamazzi della folla, il trapestio di centinaia di piedi e il suono dei mismar. C'era stato un frenetico viavai per tutto il giorno e adesso i venditori di frutta secca, di stoffe, i cavadenti, i decoratori con lenne, gli incantatori di serpenti e gli ammaestratori di scimmie di barberia stavano lasciando posto a un altro tipo di fauna urbana, costituita da maghi, musicisti, cantastorie e danzatori shle che si esibivano per il divertimento di locali e turisti. Frotte di giapponesi armati di fotocamere high-tech immortalavano persone in abiti tradizionali che sembravano uscite dalle pagine di Le Mille e Una Notte. Affascinanti donne magrebine intessevano languidi balli, avvolte in abiti rarefatti, davanti a capannelli di turisti europei, troppo distratti da quelle movenze per accorgersi dei marmocchi di strada che sfilavano loro il portafoglio dalle tasche posteriori. Su un lato, la piazza era delimitata dalla moschea Kutubia, il cui alto minareto intarsiato si imbeveva dei colori serali, mentre la zona a meridione confinava con i souk, un'area dove i visi chiari degli stranieri erano in rapporto 1 a 10. Proprio in quella zona più ombrosa e frenetica, impregnata dell'aroma dello zafferano, del fumo dei narghilè e del couscous, Steven Katbash e Zaid stavano seduti su comode stuoie e cuscini rigonfi. La loro privacy era garantita da spessi tendaggi colorati che trattenevano la delicata fragranza del tè verde alla menta. L'antropologo sollevò la stupenda teiera d'argento piena di intarsi, inclinandola sopra un bicchiere. Dal sinuoso beccuccio sgorgò un filo di bevanda verde bruno. Era bollente e Katbash avrebbe invece preferito qualcosa di fresco, ma sapeva che rifiutare avrebbe recato gravissima offesa e non voleva che Zaid si indignasse. Aveva bisogno di lui. Bevve, sentendo la pelle spurgare sudore dalla fronte, constatando quanta verità ci fosse nell'antico adagio dei Tuareg. Il primo bicchiere sa di miele, il secondo d'amore e il terzo di morte. Curioso, dato che non era giunto in Marocco né per la dolcezza né per l'amore, ma proprio per la morte. Mise il bicchiere sul vassoio di cedro posato tra le loro gambe incrociate, accanto a una mazzetta di Darahim, contemplando il suo nuovo amico attraverso quella penombra soffusa. Zaid era un mercante di spezie berbero di 60 anni e il sole di quella regione nordafricana gli aveva reso la pelle del colore e della consistenza di un dattero essiccato. Una carnagione così scura faceva spiccare di più quei suoi occhi azzurro latescente, incastonati tra palpebre spesse e rugose. Non era una condizione rara tra quelli della sua etnia. Sotto la tunica candida e il burnus ocra che gli copriva le spalle, il suo corpo creava angoli acuti tendendo la stoffa, simile a un'immagine riflessa su uno specchio in frantumi. Katbash si tamponò la fronte madida con un fazzoletto bisunto, prima di dare una sbirciata attraverso lo spiraglio dei tendaggi. Una fiumana eterogenea sfilava davanti al mercato, diffondendo un miscuglio di voci che blateravano in arabo. Il vapore che si sollevava dalle bancarelle di street food intrappolava la luce della sera. Tornò a rivolgere la propria attenzione a Zaid. Gli occhi del mercante ricambiavano lo sguardo al di là di una nube perlacea di fumo che sapeva di frutta esotica. L'antropologo sostenne quegli occhi mistici e si rese conto di dover radunare il coraggio come chi si appresta a tuffarsi da un trampolino altissimo, sebbene avesse cercato quel momento con frenesia quasi spasmodica.
Una parte di lui forse percepiva l'enormità di quanto stava per chiedere e voleva ritornare sui propri passi. Chissà se anche Pandora, prima di essere vinta dalla curiosità, aveva provato la stessa esitazione di fronte al vaso. Alla fine spiegò i motivi per i quali aveva voluto incontrarlo. Zaida ascoltò, fumando tranquillamente. I suoi occhi erano pietre di luna, quasi opalescenti in quell'odorosa semioscurità. Dall'esterno, ogni voce, suono o musica venivano assorbiti dalle spesse stoffe variopinte, creando una bolla acustica. Il mercante allungò la mano rugosa, versandosi altro tè nel proprio bicchiere, sommergendo il rametto di menta all'interno. Lo sollevò, bevve. Se la richiesta gli era parsa strana, non lo diede a vedere. Il suo viso poteva essere stato scolpito nella pietra calcarea, tanto era avaro di espressioni. Dopodiché parlò a lungo in francese e a ogni frase da lui pronunciata l'eccitazione di Katbash cresceva. Le parole di Zaid erano proprio come il tè che aveva preparato, ascendevano da una dolcezza che pian piano si fortificava in un sentore amaro. Diedero al tutto un senso di ciclicità, quasi che Stephen Katbash fosse destinato a trovarsi lì, dopo tanti anni di ricerche infruttuose. Del resto, la morte era l'atto ultimo di un grande ciclo, e per averne cognizione, quale posto migliore di Jemaa al-Fna, che in arabo significava la piazza del morto. Fin da quando era molto piccolo, Stephen Katbash si era sempre domandato perché i fantasmi venissero rappresentati come veli fluttuanti e cosa si celasse al di sotto di essi. Non era una domanda così strana, non per un ragazzino abituato a trovarsi a tu per tu con la morte. La famiglia Katbash gestiva una delle più antiche agenzie di pompe funebri di Richmond, in Virginia, e lui aveva imparato a camminare tra le bare, respirando i funebri aromi delle corone di fiori. Dal momento che i suoi genitori trovavano sciocca l'idea che ai bambini il concetto di morte andasse edulcorato, se non addirittura nascosto il più a lungo possibile, fin dalla prima infanzia, Stephen si era acclimatato alla presenza di salme ben vestite, adagiate su lunghi tavoli d'acciaio, e aveva trascorso interi pomeriggi a osservare il padre o la madre imbellettare guance morte e pettinare chiome che non sarebbero cresciute mai più. Il primo cadavere l'aveva visto a 7 anni e quella scena si sarebbe mantenuta nitida nella sua memoria. Non aveva provato paura, bensì una pruriginosa curiosità, e quando suo padre l'aveva accompagnato nella silenziosa camera ardente, illuminata solo da qualche candela elettrica, e si era affacciato oltre il bordo dell'elegante bara di noce, era stato colto da un senso di straniamento. Amici e parenti del defunto non erano ancora arrivati, la stanza era vuota e in penombra. Aveva avuto tutto il tempo per la sua contemplazione dell'infinito. Adagiato sull'imbottitura di seta color champagne, stava un anziano in un bell'abito grigio a sottili righine bianco-perla, le mani morbidamente intrecciate sul ventre, i radi capelli ben sistemati, le palpebre serenamente abbassate. Sembrava addormentato, eppure l'assoluta immobilità negava quell'idea, rendendolo un qualcosa di finto, come un manichino, un guscio vuoto. Gli occhi interessati di Stephen avevano frugato il volto della salma in cerca di qualcosa, un segno, un marchio, che potesse fare da netta distinzione tra quel corpo e quello di un vivo. Non aveva notato nulla, però. Gli era venuto in mente di sollevare una mano per toccarlo, ma non aveva osato. Non tanto per timore di irritare suo padre, che era al suo fianco in silenzio, ma più per l'assurdo e un po' inquietante pensiero che l'uomo, se sfiorato, potesse aprire gli occhi e ridestarsi. Sarebbero stati guai. Come si poteva fare un funerale a un morto che non è più morto? E se non avesse più voluto tornare nella bara? Se avessero dovuto chiudercelo dentro con la forza? E se durante le esequie avesse battuto da sotto il coperchio, facendo perdere il filo del discorso al prete, chiedendo che lo facessero uscire?
Non era stata una sequenza di pensieri ironica, ma molto seria. Per la prima volta si era chiesto come mai non ci fosse alcun lenzuolo a ricoprirlo. Halloween era trascorso da appena 2 mesi e ricordava bene le ore di scuola trascorse a realizzare mostri, zucche, streghe e soprattutto fantasmi, che erano quelli più facili da disegnare sul cartoncino e ritagliare, in modo da poterli appendere alle finestre a guisa di macabre ghirlande. Nient'altro che amorfe sagome bianche con buchi neri al posto degli occhi. Eppure, almeno secondo quanto gli aveva sempre suggerito l'esperienza, gli spettri avrebbero dovuto manifestarsi come uomini e donne elegantemente agghindati, con il rossetto e il far della cipria a dar loro una parvenza di vitalità e i capelli ben ordinati. Era in tal modo che li aveva sempre visti nelle bare, deposti come se fossero solo addormentati, mentre file di parenti e amici vestiti a lutto si incolonnavano per dare al defunto l'ultimo omaggio. La questione del velo si era incistata sotto gli strati della sua mente cosciente, mettendo radici a sua stessa insaputa, finché una sera aveva deciso di affrontare l'argomento con suo padre, e questo era accaduto nell'austero studio foderato di boiserie d'acero del genitore. Rammentava la neve che scendeva solenne dal cielo dietro la finestra e il riflesso delle fiamme nel caminetto che danzava sulle coste dei numerosi libri rivestiti in cuoio allineati sugli scaffali. Tutti trattati e monografie con un solo argomento: la morte, o meglio, i metodi e le tecniche per gestirla, manipolarla e renderla meno odiosa e tragica. In quelle pagine si parlava dell'antica e poco nota arte della tanatoprassi, finalizzata alla conservazione del cadavere e a ritardare l'insorgere degli artefatti post-mortem, quali per esempio la fuoriuscita di liquidi corporei dall'odore sgradevole. Branca di tale disciplina era pure la tanatoestetica, che preparava le salme con l'ausilio di cosmetici specifici e attrezzature particolari. Per la maggior parte delle persone tali argomenti costituivano un ripugnante tabù, ma non per la famiglia Katbash, meno che mai per Steven. Tuttavia, non era la parte tecnica ciò che in quella lontana serata d'inverno l'aveva spinto a bussare alla porta dello studio del padre, trovando Robert Katbash seduto sulla poltrona di cuoio posta sull'ampio tappeto irlandese. Fumava la pipa, sbuffando nuvole di aromatico tabacco della Virginia, e, come sempre, pure nei suoi momenti liberi, era impeccabilmente vestito con gilet verde oliva, camicia azzurra e cravatta blu scuro metallizzato. Era un uomo tracagnotto, il viso tondo valorizzato da barba brizzolata e baffi scuri, i capelli folti e ben curati. Trasmetteva la discreta cordialità e il tatto professionale indispensabili per rapportarsi con persone che avevano appena perso un genitore, un figlio o un amico. Dietro le lenti rettangolari, i suoi occhi erano color cielo. Quando Steven gli aveva esposto le sue perplessità riguardo ai fantasmi, non aveva reagito né con stupore né con ironia. Era andato a prendere un libro posto in alto, soffiando via la polvere che vi si era accumulata sopra. Aprendolo, le pagine avevano mandato un debole scricchiolio di protesta, rivelando fogli di carta patinata dove il testo scivolava in colonne piantonate da immagini a colori. Suo padre, con la voce calma e profonda con la quale parlava ai clienti durante la scelta della bara o della composizione floreale, gli aveva spiegato che in tempi lontani, ma talvolta anche adesso, i morti venivano inumati avvolti in un lenzuolo, il sudario. Più anticamente ancora, presso gli Egizi, il cadavere era preservato da lunghe fasciature di lino durante la mummificazione. Forse per tali motivi era scaturita l'idea degli spiriti che vagabondano imbozzolati nelle bende o in lenzuoli bianchi, aveva spiegato con buon senso. Gli aveva prestato il libro, un tomo di oltre 1000 pagine, che per i mesi seguenti era stata la principale lettura del ragazzo. Un mondo vasto, mutevole e arcaico, gli si era schiuso davanti, facendogli inconsapevolmente compiere il primo di una lunga serie di passi lungo la strada che l'avrebbe trasformato in un antropologo molti anni più tardi. In quelle pagine aveva scoperto un tassello che,
essendo il ragazzo sempre stato versato più nel lato pratico che quello spirituale, fino a quel momento era passato inosservato. La morte era una soglia oscura, un cancello che dava su una realtà celata. Per quanto le culture potessero essere distanti nel tempo e nello spazio, e nonostante i riti, le preghiere, i metodi di sepoltura e la ricercatezza delle tombe variassero, il messaggio era rimasto univoco e immutabile. La morte era solo una seconda nascita. Gli anni erano trascorsi e Stephen Cutbush, simile a un satellite che si allontana progressivamente dall'orbita del proprio pianeta, aveva deciso di intraprendere una strada diversa da quella dei suoi avi. L'attività di famiglia sarebbe stata portata avanti dai fratelli, mentre lui si era gettato anima e corpo nello studio, frequentando con gran profitto e impegno le lezioni di antropologia alla Yale University, sovvenzionato da una borsa di studio. Qui aveva deciso di approfondire in maniera ulteriore l'argomento che tanto l'aveva affascinato da bambino, ovvero la morte e le ritualità che la seguivano. Molti suoi compagni di corso che, come tutti gli antropologi poco ambiziosi, preferivano puntare allo studio di etnie tropicali al solo scopo di trascorrere lunghi anni in paradisi terrestri, ritenevano strano e morboso che lui si dedicasse alla ricerca e all'analisi delle inumazioni, in special modo dell'abbigliamento funebre, elemento che ricorreva in varie culture, dai kafan nei quali erano avvolti i musulmani, ai takrahim ebraici, o come la tanto famosa sindone di Torino, venerata come una reliquia, nonostante la conclamata falsità. Le sue pubblicazioni a riguardo suscitarono interesse sempre maggiore, trasformandosi a loro volta in oggetto di studio quando ottenne una cattedra. Per anni aveva incantato decine di aspiranti studiosi con le sue lezioni, dove venivano descritti i metodi di imbalsamazioni, le simbologie funebri, la funzione degli psicopompi e, naturalmente, le molte variegate credenze sull'esistenza di una vita oltremondana. L'antropologia era per Cutbush la miglior disciplina del mondo per indagare tale materia, in quanto costituiva il dietro le quinte della storia, le carrucole, i contrappesi e i riflettori di causa ed effetto dietro gli scenari mondiali e le motivazioni culturali. Più si arrovellava su libri e manuali, più girava il mondo e assisteva a funerali celebrati secondo le tradizioni e le religioni più disparate, e più gli sembrava verosimile quel che il visconte François René de Chateaubriand aveva scritto a proposito del tristo mietitore. «La morte è bella, è nostra amica, ma non la riconosciamo perché ci si presenta mascherata e la sua maschera ci spaventa». E cosa si nascondeva davvero dietro la sua maschera? Quali universi mistici e sconfinati pulsavano sotto i veli candidi dei fantasmi? Da basi prettamente antropologiche, ben presto la curiosità aveva sospinto il vascello del suo interesse verso le profonde e agitate acque della metafisica, in una intricata ragnatela composta da religione, folklore e magia. Si era immerso nello studio dello spiritismo della Belle Époque, per poi scavare ancor più a fondo, saltando da bibliografia a bibliografia, chiedendo incontri con studiosi di scienze paranormali, avvinto dall'estenuante compito di scremare truffe, bugie e leggende dai fatti concreti, sempre che questi ultimi esistessero. Sotto una spessa e catramosa crosta di ciarlataneria, l'antropologo aveva intravisto le sottili vene d'oro di una verità che eccitava e spaventava allo stesso tempo. Quel che da bambino era riuscito appena a intuire non era tutto frutto di superstizione popolare o ignoranza. Proprio come lui, tanto nel passato quanto nell'epoca moderna, alcune menti illuminate e profonde si erano poste le sue stesse domande, andando alla ricerca di verità occultate negli abissi del sapere. In tempi remoti, chi voleva addentrarsi nell'argomento era violentemente boicottato, spesso condannato a pene severe o persino a morte. La modernità
che non accettava altro se non le incontrovertibili prove di una scienza gelida e analitica, aveva esiliato chi non la pensava in modo conforme, ricoprendolo di ridicolo e rifuggendolo come un appestato. Per tale ragione, fu con molto sforzo che Katbash riuscì a scoprire l'identità di quei pochi studiosi che avrebbero potuto mostrargli la via, conquistandosi la loro fiducia in mesi, persino in anni. Nonostante ciò, la fatica era stata ampiamente ricompensata. Le sue ricerche, che più volte gli erano sembrate a un punto morto, erano tornate a gettare nuovi germogli, fiorendo in trattati e documenti sconosciuti agli accademici qualunque, resoconti di incredibili esperienze avvenute in angoli del mondo dove la cinica razionalità non aveva ancora assassinato saperi remoti quanto il ciclo dell'esistenza. Scapolo e con un generoso patrimonio accumulato in anni di vita parsimoniosa e in una redditizia produzione di libri, per Katbash non era stato un problema compiere diversi viaggi in giro per il mondo, guidato dai consigli e dai suggerimenti di chi, prima di lui, aveva percorso quelle stesse strade segrete. Pieno di stupore e meraviglia, aveva posato gli occhi su antiche tavolette d'argilla risalenti ai tempi di Uruk, tradotto gli ideogrammi su preziosi veli di seta cinese, consultato rotoli di papiro sepolti insieme a prestigiosi sacerdoti dell'antico Egitto, o rinvenuto frammenti di manoscritti salvatisi dai roghi di libri del Medioevo. Tutte queste opere formavano un cospicuo sottobosco letterario unito da un solo filo conduttore, ovvero l'arte di evocare i morti, la necromanzia. E mentre era sepolto in tutta la documentazione che era riuscito a ottenere, consumato dalla frustrazione di sentirsi vicino a una scoperta ancora fuori dalla sua portata, uno dei contatti che aveva conosciuto durante gli anni delle sue varie peregrinazioni lo aveva chiamato nel suo ufficio, contattandolo dalla capitale del Marocco. La telefonata era stata breve ma intensa. Quando l'aveva conclusa, Stephen Katbash aveva composto un altro numero, quello dei voli internazionali, prenotando un posto sul primo aereo per Marrakesh. Era partito 3 giorni dopo, portando con sé un bagaglio leggero e una mazzetta di $800 che, una volta giunto sul luogo, aveva subito convertito nella valuta locale. Al momento, mentre Zaid parlava, tali soldi erano posti accanto alla teiera fumante. Del resto, come insegnavano gli oboli che greci e romani lasciavano al defunto per pagare Caronte, il denaro era il miglior modo di accedere all'oltretomba. Una sottile falce di luna color avorio cingeva con le sue estremità la punta del minareto della moschea. Mezzanotte era trascorsa da 10 minuti, ma la frenesia di Jemalfna era ancora fervente e tanta vivacità pulsava nei quartieri circostanti, ramificandosi nel labirinto di vicoli silenziosi e bui che attraversavano la Medina. Era in uno di quegli stretti passaggi che l'antropologo Stephen Katbash stava camminando, il passo accelerato dall'impazienza. L'illuminazione era piuttosto scarsa e a volte percorreva più di 20 metri nell'oscurità quasi totale, prima di raggiungere il lampione successivo. Sperava di non aver sbagliato strada, perché in quel gomitolo di viottoli avrebbe potuto vagare per tutta la notte fino all'alba. Svoltò l'angolo e sentì qualche nodo di tensione sciogliersi nello scorgere la luce scarlatta diffusa da una lanterna appesa sopra un grande portone ricoperto di intagli. Era l'accesso al Riad, dove il mercante di spezie gli aveva dato appuntamento qualche ora prima. Si diede un'occhiata intorno. Non c'era nessuno. La musica e gli schiamazzi dei luoghi turistici arrivavano distanti e ovattati, come da un altro mondo superficiale. Alzò un pugno, battendo le nocche sul legno antico, udendo i tonfi echeggiare nel corridoio interiore. Attese quella che gli parve un'eternità, sudando nonostante la frescura della notte, la testa ingolfata da 1000 pensieri, idee e prospettive. Il dubbio di trovarsi di fronte a un vicolo cieco era logorante,
ma le fonti che comprovavano la bontà di Zaid erano più di una, tutte attendibili. Sotto quell'ordinaria apparenza di mercante del souk, quell'uomo era uno dei pochi necromanti dell'Africa settentrionale, forse l'unico rimasto in tutto il Marocco, depositario di un sapere millenario che si ereditava di padre in figlio. La serratura scattò, facendolo sussultare mentre una delle ante si apriva cigolando verso l'interno. La sagoma di Zaid, tratteggiata dalla luce di una lampada olio, si materializzò sulla soglia. I suoi occhi opalescenti erano più sinistri che mai in quella penombra. Gli ordinò di togliersi le scarpe e di lasciarle all'ingresso, cosa che lo studioso fece senza obiettare. Si scostò, invitando l'antropologo ad avanzare, e richiuse il portone, prima di fare strada lungo un breve corridoio, dove l'alone della fiamma sciabordava su complessi arabeschi in zelige, rilucenti di rosso, blu, verde, ocra e arancio. Attraverso una seconda soglia di cedro, anche questa squisitamente cesellata, furono in un ampio cortile interno. Come tutte le dimore di quel tipo, l'edificio era costruito attorno a quella zona centrale, sviluppandosi in altezza per non meno di 3 piani. Lo sguardo di Katbash risalì le pareti, oltrepassando la tripla fila di balaustre elaborate che davano sui ballatoi dei piani soprastanti, risalendo le catene alle quali erano agganciate le 3 grandi lanterne d'argento che pendevano dall'alto, spargendo barlumi fiochi e riccioli di fumo aromatico. Il velluto blu-grigio della notte si scorgeva attraverso il lucernaio piramidale che faceva da tetto e nel complesso restituiva la claustrofobica illusione di trovarsi in fondo a un pozzo o una tomba. L'antropologo avanzò, guardandosi attorno. I muri erano coperti da fantastici mosaici di ceramica, maiolica e tessere smaltate di tutti i colori. Il pavimento in tadelak blu scuro era freddo sotto i piedi nudi e percepiva che era attraversato da una fitta rete di sottili scanalature. Chinando lo sguardo, notò che queste formavano una vera ragnatela di linee sulle quali spiccavano strani simboli dorati che portavano alla mente i geroglifici egizi, ma molto più rudimentali, spigolosi e geometrici. Katbash li riconobbe all'istante per quello che erano, ovvero caratteri Tifinagh, l'alfabeto berbero. Lo speziale gli concesse il tempo di studiare l'ambiente, anche se quel che si poteva vedere era scarso, data la luce poco generosa. Ma Katbash capì immediatamente che in quel cortile interno, delimitato da cespugliose piante in vaso, non era la vista il senso a cui doveva fare affidamento. L'aria era intessuta di un'energia latente, sebbene fosse difficile stabilire se tale forza esistesse o se fosse solo suggestione. Zaid gli ordinò di denudarsi. Ci fu un attimo di ritrosia istintiva da parte di Katbash, dove anni di pudore e regole sociali alzarono la guardia. Infine, lo studioso che era in lui prese il sopravvento. Si sfilò la leggera giacca di cotone, quindi si sbottonò la camicia, lanciandola verso uno dei vasi, e si abbassò i pantaloni e la biancheria. Adesso che era nudo, gli pareva che l'energia intrappolata lì dentro fosse più forte e che gli facesse rizzare i peli. Nell'aria si sparse l'odore dell'henné, mentre Zaid si avvicinava, intingendo le setole di un lungo pennello in un contenitore di pietra calcarea intarsiata. L'antropologo trasalì appena quando il necromante gli tracciò il primo simbolo dietro il collo, proprio sotto l'attaccatura dei capelli. A quello se ne aggiunsero molti altri, tracciati giù per la sua spina dorsale. Il tocco delle sottili setole di cammello gli fece venire la pelle d'oca. Katbash decise di non parlare, uniformandosi a Zaid, che svolgeva il suo compito in concentrato silenzio, girandogli lentamente attorno e sfiorandolo con il pennello. Sentiva file di strani caratteri comparirgli a poco al lato delle braccia, lungo il contorno dei pettorali, sul plesso solare e giù fino all'ombelico. Zaid si inginocchiò e proseguì, disegnandogli simboli sui genitali, sulle cosce, attorno alle caviglie e sul dorso dei piedi.
Sempre senza proferir verbo, lo speziale si spostò nell'ombra. Ci fu un lieve suono metallico, mentre dall'alto calava una catena con appesa una delle lanterne. Il marocchino aprì uno degli sportelli in vetro smerigliato rosso, aggiungendo cucchiaiate di granellini bruni sulla candela, per poi tornare a sollevare la lampada. Una lenta coltre di fumo prese a scendere dall'alto come una cascata di seta grigia. Nelle sue spire si annusava una miscela di mirra, opoponax, canfora e altri aromi che sfuggivano alle conoscenze di Katbash, il quale veniva lentamente avvolto dagli incorporei veli di quel sudario. Intanto Zaid gli si era avvicinato di nuovo, facendo scomporre il flusso del fumo in centinaia di riccioli e vortici. Accostò al viso di Katbash una bottiglietta di foggia strana, fatta di vetro blu e terminante con un beccuccio. Quando capì che era sua intenzione versargli qualcosa negli occhi, Katbash si ritrasse, chiedendo spiegazioni. In francese insaporito di parlata araba, Zaid chiarì che si trattava del distillato di una specie di asfodelo che cresce spontanea nelle aride pianure di Leng. Perplesso, l'antropologo chiese dove si trovasse quel luogo del quale non aveva mai sentito parlare. «Oltre i confini dei sogni umani», fu la risposta. Poi una goccia di liquido verde oro si ingrossò sulla punta del beccuccio di vetro, colando nell'occhio di Katbash. Fu come percepire un gusto balsamico attraverso la vista. Provò un effimero moto di nausea quando tale sensazione saturò il bulbo oculare, dandogli piena coscienza di quella forma tondeggiante nella propria testa, nonché del fascio di nervi che gli si ramificavano nel cervello. Ma quella sensazione fu sostituita da un benessere improvviso, mai sperimentato. Una seconda goccia piovve sull'altro occhio. Katbash, che fino a quel momento si era sempre vantato di una vista eccellente, sperimentò quel che deve provare un cieco che torna a vedere. Guardava tutto in un modo assolutamente nuovo, nitido al pari del cristallo. Si rese conto che fino ad allora non aveva mai davvero usato gli occhi. Si sentiva capace di vedere una cavalletta verde in un prato a un chilometro di distanza. Ogni colore era diverso. La luce possedeva una corposità mai notata. Il fumo attorno a lui appariva un caleidoscopio di tinte. Persino il buio era intarsiato di sfumature incredibili, non solo una massa di nero nebuloso indistinto. Il pulsare ronzante tipico di un tamburo bendir colmò il cortile, vibrando attraverso l'aria, scalando le pareti fino al lucernaio. Gli occhi sensibilizzati di Katbash poterono intravedere le onde sonore in una sottilissima matassa brillante che gli si srotolava addosso, dando alla sua pelle un sentore di piacevole formicolio. Non vedeva il necromante, che era rimasto alle sue spalle, e non si accorse che Zaid stava indietreggiando verso la porta, per poi chiuderla. Attraverso le ante, il suono prodotto dalla pelle di capra battuta dalle mani e dalle dita dello speziale proseguiva sempre più incalzante, accendendo una serie di piccoli spasmi nella muscolatura dello studioso. Respirava quell'aria satura di fumo, vedeva il proprio fiato scomporsi fuori dalla sua bocca in arabeschi iridescenti e delicati, scorgeva la musica comporre ragnatele di cristallo sottili come capelli e soprattutto osservava la colata di fumo scendere dall'alto e allargarsi sul pavimento in pieghe che sembravano di stoffa, la candida stoffa con la quale venivano avvolti i defunti, la veste che li avrebbe coperti durante il loro ultimo viaggio. Qualcuno era davanti a lui. Non provò paura, solo un placido senso di soddisfazione. Anni di impegno, lavoro, soldi e sacrifici che finalmente venivano ripagati. Era proprio come nei disegni che aveva realizzato da bambino in quell'Halloween di tanti anni fa. Una forma umana intrappolata completamente in un lungo drappo bianco, sotto al quale si scorgeva la cupola della testa, le colline degli zigomi e del naso, le valli degli occhi e la depressione della bocca. Non ebbe paura neanche quando la sagoma prese ad avvicinarsi. Poteva vedere attraverso di essa nel modo in cui si può vedere il mondo sotto una cortina di bruma.
si trovavano uno di fronte all'altro, o forse all'altra, dal momento che era impossibile stabilire se sotto quel velo si nascondesse un uomo o una donna, ammesso che tali differenze perdurassero anche dopo la morte. In effetti, e qui il cuore di Katbash ebbe un lieve guizzo d'ansietà, non era neanche certo che avvolto nel sudario ci fosse un essere umano o qualcosa che un tempo era stato tale. La forma era quella, ma chissà la sostanza. C'era un solo modo per scoprirlo. Fin da bambino si era sempre posto due quesiti. Come mai i fantasmi venissero raffigurati come bianchi lenzuoli e cosa ci fosse sotto tali drappi? Le sue braccia decorate di antichi simboli sacri si sollevarono verso quella strana figura biancheggiante. Toccarla fu come posare le mani sulla superficie morbida e fredda che imbozzola l'ignoto. Era come sfiorare tutto quel che l'essere umano, fin dalla sua comparsa, ha sempre creduto di scorgere nel buio o nel bagliore di un fulmine o nel modo in cui i visceri si srotolano da un ventre aperto. Le mani dell'antropologo, febbrili di eccitazione, scostarono i lembi di quel velo e guardarono sotto di esso. Vide, e un istante dopo seppe la risposta a entrambi i quesiti. Dall'altra parte della porta, Zaid capì all'istante che era successo qualcosa. Era preparato a molte eventualità, non ultima che l'antropologo americano si mettesse a urlare e tentasse di fuggire, o che venisse colto da un attacco di convulsioni, o anche che diventasse apatico per molte ore prima di riprendersi da quell'esperienza. Ognuno, davanti agli ospiti del regno dei morti, reagiva in modo diverso e imprevedibile, e ogni contatto era un'esperienza intima che poteva distruggere le certezze di una vita o condurre all'illuminazione. Zaid non conosceva le motivazioni dell'americano e non gli importavano, ma non avrebbe mai immaginato che una cosa simile potesse succedere. Aveva colto un mutamento, quasi che l'aria si fosse contratta in uno scatto repentino, assestandosi subito dopo. Preoccupato, smise di suonare il bendir ed entrò nel cortile invaso dal fumo aromatico. Sotto la smorta luce delle lanterne, Katbash era seduto al centro del pavimento decorato di simboli d'oro, avvolto in un ampio panno bianco che lo ricopriva del tutto, trasformandolo in un fagotto informe. In quella crisalide di stoffa, il corpo dell'antropologo era sconvolto dai brividi. Zaid sentiva chiaramente i denti ticchettare e il respiro entrare e uscire dalle labbra in risucchi rapidi, come quelli emessi da una persona in preda a un trauma. Cauto ma senza paura, Zaid mosse i lunghi piedi scalzi uno di fronte all'altro, chiedendosi da dove arrivasse quello strano velo. La sua mano color dattero secco scese sulla spalla dell'antropologo, scuotendola. Non ci fu alcuna reazione, a parte il continuo fremere di membra e i respiri sincopati. Provò a chiamarlo, ma non ottenne risultati, se non un biascichio pregno di terrore. Decise di aggirarlo, cercando di guardarlo in volto, ma quel lenzuolo gli copriva anche la faccia. Con entrambe le mani ne afferrò un lembo, tirando con decisione. Il velo produsse un suono fosco mentre si sollevava e il fumo si scompigliò per lo spostamento d'aria. Steven Katbash non c'era. Sgranando gli occhi di stupore, Zaid lasciò andare il velo e si allontanò frettolosamente di qualche passo, mormorando scongiuri berberi e fissando quelle pieghe candide dove, appena visibili, si scorgevano le vaghe tracce impresse dalle nè sulla stoffa. Respirando l'aria profumata con boccate lente per calmarsi, Zaid ripensò al colloquio che aveva tenuto con l'antropologo nel pomeriggio, mentre bevevano il tè a Jemalfna. Katbash gli aveva riferito di voler indagare su un mistero che aveva infiammato i suoi sogni fin da quando, da bambino, osservava suo padre e sua madre prendersi amorevolmente cura delle salme che venivano loro affidate. Fissando quel sudario ammucchiato sul pavimento, il necromante rifletté che il miglior modo per capire un mistero
fosse diventare parte di esso. Dovunque fosse, adesso Stephen Katbash conosceva la risposta alle sue domande. I morti portano il velo per una buona ragione, e sotto di esso non bisogna mai guardare.